Eccoci. Sentiamo, buongiorno Presidente Sassoli. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, siamo in diretta già e pronti per questo keynote speech che inaugura la sessione pomeridiana della settima edizione di Auchem Govern Europe. Ringraziamo molto il Presidente Sassoli che in queste giornate vediamo particolarmente impegnato, forse più del solito. Di cose sul tavolo ce ne sono molte. Quindi niente, gli lascio la parola con ancora un ringraziamento da parte di tutti noi. Sì, grazie, grazie a tutti, buongiorno. Sì, è vero, caro Lorenzo, siamo molto impegnati perché siamo in attesa di capire quale sarà il nostro futuro dopo le decisioni che in questi mesi l'Unione, tramite il Parlamento, la Commissione, il Consiglio hanno assunto in un momento così difficile. Ormai siamo alla soglia dei 450.000 morti in Europa, con una drammaticità della situazione economica che sta andando ancora più in profondità nelle economie di tutti i paesi dell'Unione, e con una prospettiva che in qualche modo è messa a repentaglio da un veto insensato di Ungheria e Polonia, che stanno frenando alcune delle misure più importanti assunte in questi mesi. Noi abbiamo la fiducia che la presidenza tedesca riesca a sbloccare la situazione, a far partire l'accordo che ci ha impegnato così tanto nei mesi scorsi per migliorare e per dare più risorse al bilancio pluriennale dell'Unione e a un meccanismo di risorse proprie che costituiranno un'eredità importante per l'Unione, e anche per mettere a fuoco quelle che sono delle prerogative che in qualche modo l'Unione vuole assumere nel non considerarsi un bancomat, ma un sistema di valori tramite un regolamento sullo Stato di diritto che mette a fuoco alcune condizionalità nell'erogazione delle risorse, in un momento in cui è bene ricordarlo, la crisi, le difficoltà dei nostri cittadini, la situazione economico-finanziaria, l'esposizione debitoria. Le questioni del lavoro, beh, devono essere affrontate con la democrazia, con un sistema di valori che l'Europa non può dimenticare. Siamo certamente molto preoccupati perché se vi fosse un impasse e un blocco dei meccanismi che abbiamo deciso di sviluppare, beh, questo vorrebbe dire ricominciare da capo, vorrebbe dire mettere a rischio la ripresa dei nostri paesi. In questi mesi abbiamo avuto un'Europa che si è assunta grandi responsabilità. Abbiamo visto un inizio della crisi in cui naturalmente l'imprevisto e anche lo stupore per una pandemia che si andava sviluppando in quel modo ha colto tutti di sorpresa, però c'è anche da dire che in tempi molto rapidi sono state assunte delle decisioni, che l'Europa viene riconosciuta anche dalle nostre opinioni pubbliche come lo spazio vitale per rispondere a sfide globali. Nessuno all'inizio di marzo si sarebbe immaginato che da lì a un mese 4 miliardi di persone sarebbero state bloccate nel mondo nelle loro case. Ricordo la telefonata quella mattina della Presidente von der Leyen, che mi avvisava gentilmente del provvedimento unico nella storia dell'Unione di bloccare lo spazio europeo, e anche della riflessione che subito dopo ha colpito ciascuno di noi rispetto a un fenomeno così devastante. Ce la faremo, saremo in grado di fare del nostro meglio. Abbiamo visto dei comportamenti sbagliati all'inizio da parte di alcuni paesi, però
però anche immediatamente dopo svilupparsi una consapevolezza che l'Europa poteva assumere nuove responsabilità che gli stati da soli non avrebbero potuto affrontare un pericolo e una situazione così difficile. Ricordo quel dibattito interessante all'inizio della crisi su come condividere il debito del Covid. Ricordo molti interventi di economisti, di commentatori che facevano riferimento all'emissione di Eurobond, poi diventati Corona Bond, un dibattito che si è interrotto perché la Commissione e l'Unione hanno deciso di sospendere il patto di stabilità e crescita, di allentare le regole sugli aiuti di Stato e poi è nato il meccanismo inedito nel suo genere con l'emissione di bond per sostenere gli istituti di cassa integrazione europei. Abbiamo visto anche come si è sviluppato e come si è arrivati alla decisione della fine di luglio di dare via libera a un piano di grande ripresa con grandi risorse e alla negoziazione subito dopo con il Parlamento europeo. Naturalmente non dobbiamo fermarci qui, non dobbiamo sentirci appagati, la crisi continua, la seconda ondata è devastante, non escluso che ce ne sia una terza, come ci dicono alcuni scienziati. Naturalmente stiamo facendo il tifo perché entrino in funzione presto e vengano distribuiti i vaccini che potrebbero consentirci una uscita da questa pandemia. Naturalmente restano le conseguenze. Abbiamo paesi che stanno spendendo tanto, quando si spende si fa debito. Abbiamo bisogno di mettere nell'agenda del prossimo anno senza tabù alcune discussioni fondamentali, perché non possiamo pensare di riavvolgere il film della storia di questi anni. Indietro non si torna. E dopo la crisi e dopo il Covid avremo bisogno di proseguire a fare cosa? Beh, ad avere sempre più politiche comuni, a rafforzare lo spazio europeo, a dotarlo meglio di funzionalità, di capacità di essere un sistema democratico e naturalmente con capacità di risposte anche più rapide ai bisogni dei cittadini e delle nostre comunità. C'è un lavoro che nasce con il Covid, per la crisi del Covid, ma che va oltre il Covid e che naturalmente non potrà farci tornare indietro. Credo che senza tabù dobbiamo ripensare a tutte le regole che hanno sviluppato gli ultimi 10 anni, perché sono delle regole che hanno avuto dei paradigmi che oggi abbiamo capito non potrebbero funzionare, non sarebbero utili. Forse non lo sono stati nemmeno prima, ma oggi certamente non sono stati utili e altrimenti non si capirebbe, perché senza nessuna discussione in una settimana sia sospeso il patto di stabilità e crescita. Queste parole devono ritrovare un nuovo significato, perché la parola crescita è una parola importante, ma noi pensiamo che debba garantire crescita per tutti e i meccanismi e le regole dei 10 anni precedenti invece questo non lo hanno fatto, le disuguaglianze sono aumentate invece di diminuire. Ecco perché nell'agenda del prossimo anno certamente ci saranno grandi discussioni e dobbiamo trovarci preparati. Abbiamo delle ricette? No, le dobbiamo trovare insieme. E spero che il mondo dell'economia, il mondo della tecnica e della scienza ci aiutino a guardare senza tabù alle possibilità che noi potremo adottare per guardare con più fiducia al futuro. Naturalmente tutto questo non mi distrae dall'attualità. L'attualità naturalmente ci riporta all'appuntamento della prossima settimana al Consiglio, dove noi speriamo che il veto dell'Ungheria e della Polonia possa consentire di far partire il primo tempo di risposta alla crisi. Se così non fosse, dovremmo da una parte ricominciare da capo,
dall'altra insistere perché quei meccanismi vengano introdotti anche senza i paesi che si mettono di traverso. Non è un mistero, ne hanno parlato anche oggi alcuni giornali della stampa europea, mettendo in luce che naturalmente la riflessione delle istituzioni in questo momento è anche a come garantire, nel caso questo veto bloccasse il bilancio e la partenza del QFP, possa consentire comunque di adottare quelle decisioni anche a 25. Sarebbe doloroso, sarebbe certamente una ferita, ma non potremo chiaramente fermarci. Meccanismi tecnici e regolamentari consentiti anche dai nostri trattati ce ne sono, e naturalmente vedo che la volontà di non fermarsi è molto forte. Ricordo a tutti, perché noi lo abbiamo apprezzato, che la decisione della presidenza tedesca di tenere unito il pacchetto. C'è stato all'inizio un po' di dibattito, ma è giusto tenerlo unito? Che cosa voglio dire tenere unito? Tenere unito il bilancio, il recovery e le risorse proprie con il regolamento sullo stato di diritto. Sì, è stato giusto, perché quel regolamento serve a mettere in chiaro che la ripresa noi la vogliamo fare con la democrazia e con i nostri valori. Però tutti devono sapere che il regolamento sullo stato di diritto ha bisogno in Consiglio di una maggioranza qualificata, e che se il veto sul meccanismo del bilancio, su cui c'è bisogno l'unanimità, si bloccasse, quel regolamento avrebbe la maggioranza per essere adottato comunque. Nessuno pensi che ci fermeremo. E Ungheria e Polonia riflettano, perché possono bloccare la partenza del bilancio dal 1° gennaio con annesso recovery, ma non possono bloccare la decisione di una maggioranza qualificata in Consiglio che ha deciso con il Parlamento di varare un regolamento sullo Stato di diritto. Questo sia molto chiaro. Però naturalmente noi aspettiamo con fiducia l'esito dei colloqui tra la presidenza tedesca e i governi di Polonia e Ungheria. Siamo sicuri che la situazione potrebbe sbloccarsi, e se così fosse avremo concluso il primo tempo di risposta alla crisi. Poi ci sarà il secondo. Noi abbiamo cominciato da 2 settimane un negoziato tra Parlamento e Consiglio sui meccanismi di introduzione e di verifica del recovery. È un tema molto rilevante, come verificare il recovery, come svilupparlo, quali meccanismi di controllo, qual è il ruolo del Parlamento. È una negoziazione che ci impegnerà per un po' di tempo, perché, come capirete, va al fondo di grandi questioni. Perché voi sapete che il patto di stabilità e crescita è stato sospeso, non è stato annullato o abrogato. È stato sospeso fino al 31 dicembre del 2021. Perché quella data è importante? Perché molti in Europa pensano che alla fine del prossimo anno le regole che hanno sovrainteso fino al Covid debbano essere reintrodotte. E se così fosse, cosa accadrebbe? Beh, accadrebbero tutto questo avrebbe delle conseguenze importanti, perché è evidente che reintrodurre le regole così come le abbiamo conosciute del patto di stabilità e crescita al 31 dicembre del 2021 significherebbe dare una mazzata
alla ripresa dei nostri paesi e anche alle capacità del recovery di avere gli effetti che tutti si augurano. Se quelle regole fossero introdotte nel mezzo dello sviluppo del recovery, avrebbero un effetto negativo. E allora noi abbiamo bisogno di aprire questa discussione sulla riforma del patto di stabilità e crescita. Lo vogliamo come prima? O pensiamo che quel patto debba essere riformato e che non debba essere reintrodotto prima che il recovery abbia prodotto i suoi effetti? Questa sarà una battaglia per il prossimo anno, su cui bisogna prepararci per tempo, non dobbiamo trovarci impreparati, perché abbiamo capito che molti hanno la grande tentazione di far finta che il Covid si possa superare, e naturalmente questo ce lo auguriamo tutti, e che una volta superato si possa tornare al mondo di prima. E noi il film della storia non lo vogliamo riavvolgere, e pensiamo che il mondo di prima, come dicevo, ha prodotto disuguaglianze. Noi nel mondo di domani non vogliamo che vengano prodotte quelle disuguaglianze. E allora abbiamo bisogno di dotarci di strumenti, di uno sguardo nuovo, e di pensare che abbiamo tutte le possibilità per governare gli avvenimenti e non subire. Ecco perché in questo momento siamo molto impegnati, anche in attesa degli eventi. Ce n'è uno che voi conoscete bene, che probabilmente domani si capirà se avremo l'opportunità di arrivare al 1° gennaio con un accordo con il Regno Unito, oppure se questa opportunità sarà svanita. Non manca tanto, tra poche ore lo capiremo. Anche quella è un'altra ferita, però è una ferita che ha dimostrato anche inaspettatamente in tutti questi anni, nella pazienza che ha dimostrato l'Unione Europea, nella volontà di considerare sempre che un accordo è meglio di un non accordo, una grande unità dell'Unione. Non c'è mai stata forte discussione o grandi tensioni tra i paesi e tra le istituzioni, ma anzi la consapevolezza che quel negoziato, quella trattativa avesse bisogno davvero di un'Europa unita, e che il messaggio che doveva essere trasmesso è che l'Unione non si farà dividere. E questo credo che sia un grande risultato. Mi ha colpito molto nei giorni scorsi un sondaggio di Eurobarometro fatto nei 27 paesi. Noi abbiamo, fino a un anno e mezzo fa, fino alle elezioni per il Parlamento europeo, capito che il vento sovranista, populista, nazionalista è un vento che ha tirato molto forte in Europa. Però con le cose che sono successe, oggi possiamo dire e vedere anche con soddisfazione che l'opinione pubblica europea chiede un'Europa nuova, ma non chiede una non Europa, chiede un'Europa che abbia più poteri, che abbia più democrazia, che abbia più capacità, che abbia più competenze. E il sondaggio dei giorni scorsi di Eurobarometro mette a fuoco questo cambio che vi è stato in questo anno e mezzo, dall'inizio di questa legislatura. Consideriamolo come la grande sfida che dobbiamo raccogliere. E questo impone naturalmente forti responsabilità, perché dobbiamo non fermarci e pensare che una riforma della governance europea è indispensabile.
Ma non è vero che i cittadini non vogliono l'Europa, i cittadini vogliono un'Europa diversa e meglio organizzata. Ad esempio, oggi c'è una grande richiesta di una politica sanitaria europea, perché tutti si accorgono che lo spazio europeo è il minimo spazio possibile per poter garantire con efficacia, ad esempio, una lotta alla pandemia, ma domani altre sfide che vi saranno naturalmente. Un'Europa dotata di maggiori poteri e anche tante disfunzioni che abbiamo visto in questo periodo crearsi tra decisioni fra stati nazionali, usando le loro competenze nazionali e non mettendosi in una disponibilità con gli altri per trovare soluzioni comuni, ha sempre creato caos, inefficienza, egoismo. Credo che i cittadini si siano resi conto di tutto questo, se oggi chiedono un'Europa con più competenze. E allora la grande lezione del Covid, 450.000 morti quasi in Europa, andiamo verso i 60.000 in Italia. È con dispiacere che vedo alcuni paesi impegnarsi nelle discussioni sul cenone e tralasciare le grandi questioni che noi abbiamo di fronte. Eppure dovremo qualcosa a quei morti. E diventa quasi una bestemmia, lasciatemelo dire, impegnarsi così tanto sul cenone di Natale e perdere di vista, beh, le priorità, gli obiettivi, anche per riscattare tanto dolore e tanta sofferenza, per dare un senso anche ai tanti martiri civili di questa battaglia, ai tanti medici in pensione che sono tornati negli ospedali e vi sono rimasti, ma che hanno messo la loro vita a disposizione nostra. Credo che dovremmo riflettere, perché la prima parte della pandemia ha dimostrato di cosa siamo capaci, e invece la seconda parte della pandemia ha fatto prevalere anche molto cinismo da parte dei mezzi di comunicazione, della politica e delle amministrazioni. Riflettiamoci. In fondo è bello il Natale che ci fa riflettere. Non è importante il cenone o i regali. È bella la stagione del Natale, perché il Natale ci può riconciliare con la vita, col senso della nostra vita e anche della vita dei nostri paesi e delle nostre comunità. Vi ringrazio. Grazie Presidente, hai toccato ogni tema, quindi non c'è domanda se non una, la conferma che il Parlamento, che è stato in questi mesi super attivo, super tempestivo, è pronto a convocarsi anche tra Natale e Capodanno se c'è qualcosa da approvare, sia Brexit. Pronti. Guardi, le faccio due esempi. Noi avevamo preso un impegno all'inizio della scorsa legislatura ed era stato confermato anche dalla Commissione, quello di dar vita a una conferenza sul futuro dell'Europa. La nostra posizione è stata votata in plenaria nel gennaio scorso, nel gennaio di quest'anno, ormai 10 mesi fa. Stiamo aspettando i governi che prendano una decisione. Noi siamo quasi sempre in attesa degli altri. Siamo stati il Parlamento che ha votato il primo provvedimento a sostegno dei cittadini europei. Non so se lo ricordate, perché non si ricorda mai. Noi abbiamo dato la possibilità alle regioni di usare i fondi della coesione rimanenti per usarli per il Covid. Questo è stato il primo provvedimento dell'Unione Europea. Poi abbiamo messo in chiaro con una negoziazione molto serrata
che l'accordo con il Consiglio noi eravamo già pronti a votarlo, ma le discussioni fra governi, come vediamo in questo momento con il veto con l'opposizione della Polonia e dell'Ungheria, non consentono di andare avanti, ma noi eravamo già pronti a dare il nostro consenso e naturalmente lo saremo anche nelle feste di Natale, se vi fosse la necessità di dare il nostro parere sull'accordo sulla Brexit, che noi ci auguriamo arrivi, anche se, come sapete, vi sono grandi difficoltà e c'è anche un certo pessimismo che si arrivi a quell'accordo. Ma se quell'accordo arrivasse, una plenaria del Parlamento europeo straordinaria sotto le feste di Natale, noi naturalmente la organizzeremo. Perfetto, Presidente, la ringrazio di questo lungo tempo che ci ha dedicato. Buon lavoro.